evil in the world. Perché ho scritto questa lettera? Perché sono eh, veramente indignato, nello stesso tempo sono esterrefatto, esterrefatto del silenzio generale. E sono indignato eh, per eh, il discorso del presidente della Repubblica di fine anno eh, che però non mi stupisce nel senso che in qualche modo era la continuazione di una posizione apparentemente a favore della pace che lui ha portato avanti negli ultimi due anni, a partire dalla guerra in Ucraina sostanzialmente, in cui però eh, in quella guerra lui si è schierato sempre e in maniera devo dire anche maldestra. Ricordo le parole, a mio avviso offensive, con cui ricevette l'ambasciatore russo una cosa assolutamente <coughs> fuori dai canoni della diplomazia, non è mai successo una, una cosa del genere che eh, il presidente riceve l'ambasciatore che presenta le sue credenziali e gli fa la ramanzina. Mattarella era giudice, giudice della Suprema Corte, no? quindi veramente eh, è una cosa che tutti gli studiosi di scienza politica e di diritto pubblico hanno sottolineato. Ma <coughs> Quindi da un certo punto di vista, in fondo, questo discorso di fine anno era la prosecuzione di un atteggiamento tipicamente filisteo, che è quello che, avevano, che hanno spesso avuto i, i cattolici. Eh, ma in questo caso la situazione è, è assai meno tollerabile perché Mattarella non può far finta di non vedere quello che sta succedendo a Gaza e quello che sta succedendo nei territori occupati, quelli che poi viene chiamato Cis Giordane, che dovremmo chiamare secondo il lessico delle Nazioni Unite territori occupati e territori occupati illegalmente, dobbiamo aggiungere. Cioè Mattarella non può fingere di non sapere cosa succede e che non abbia speso una parola per citare i palestinesi, i palestinesi sono assenti completamente nel discorso di Mattarella, completamente dimenticati. E non ce la si può cavare con un generico appello alla pace, alla concordia universale su cui tutti sono d'accordo, no? da, da destra a sinistra, tutti dicono che chi è per la guerra? Siamo tutti per la pace. Ebbene, che Mattarella abbia taciuto su un genocidio. Eh, io sono stato recentemente, quando ho proposto tra i vari giornali, alcuni non ho manco proposto perché sapevo non l'avrebbero accettato, la Sacra Trimurti Repubblica, Corriere Stampa, non glielo ho mandato perché sapevo come avrebbero reagito. Ma perfino il fatto di Travaglio, che pure ha dato notizia, Travaglio mi ha fatto notare: Ma non è un genocidio. No, no, invece è un genocidio. Secondo ciò che è stato dichiarato dai massimi rappresentanti delle Nazioni Unite, e secondo le definizioni che le Nazioni Unite, che aggiornano continuamente il lessico politico di genocidio, quello che è un genocidio, cioè il tentativo di eliminare in maniera sistematica e scientifica una, eh, un, una nazione, un'etnia, un, un popolo. L'eliminazione nel genocidio può avvenire sia attraverso l'uccisione fisica immediata, io ti sparo, ma può avvenire anche attraverso una lenta eliminazione. Eh, perfino Blinken che... Detto faccia di bronzo che è appena andato a fare il giro delle sette chiese lì, o delle sette sinagoghe, delle sette moschee in Medio Oriente, ha, ha detto che a casa la situazione è insostenibile perché la popolazione sta morendo di fame. Le Nazioni Unite ieri hanno fatto un comunicato dicendo che al di là dei morti per i bombardamenti, al di là dei morti per i cannoneggiamenti, i morti il pericolo oggi sono i morti per fame, questo non è un genocidio, tu puoi uccidere anche per fame, non è detto che tu debba uccidere sparando o tirando bomba, quindi quello che è in corso a Gaza è un genocidio e si aggiunga il fatto che sia in corso anche un tentativo di <coughs> fare una vera e propria nuova Nakba, cioè di spostare coloro che sopravvivono al bombardamento, coloro che sopravvivono ai missili e ai droni, coloro che sopravvivono alla fame e alle malattie, che ormai stanno diventando il grande problema, bene di mandarli altrove. Eh, questo, tra l'altro, viola tutti i principi del di diritto internazionale, viola tutte le convenzioni stirate sul piano mondiale, ma noi sappiamo che lo Stato di Israele si è sempre rifiutato di firmare qualunque convenzione. Allora, che Mattarella taccia davanti a, a un abominio come questo lo trovo gravissimo. Allora bisognerebbe che gli italiani dicessero, oh Mattarella, tu sei il nostro presidente, bene, noi non siamo rappresentati le tue parole. E noi sappiamo che una maggioranza di italiani è contro Israele, è contro la politica genocidale di Israele, così come una maggioranza di italiani era, è, era ed è contro la prosecuzione della guerra in Ucraina, cioè contro la continuazione di invio di armi e sostegni militari ed economici all'Ucraina, che appena oggi in Parlamento il Ministro della Difesa Crosetto ha invece tranquillamente eh, proclamato che sarebbe continuato. Allora, bisognava che qualcuno dicesse il re è nudo, Mattarella non ci rappresenti. Quello che hai detto nel tuo nobile discorso è assolutamente fuori dalla realtà, non rappresenta... Quello che sta veramente accadendo, nella realtà, cioè un genocidio di un popolo.